Questa era Rise, Eddie Vedder, e abbiamo al telefono il nostro secondo ospite di oggi, Claudio Bocci, presidente di Federculture. Con lui parliamo del Festival della Letteratura di Viaggio che comincia proprio oggi fino al 21 settembre qui a Roma in varie sedi diffuse. Buongiorno Claudio. Buongiorno, intanto una piccola correzione, sono stato direttore di Cultura, okay. ora sono presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, giusto, che organizza questo bellissimo festival che inizia oggi, proprio oggi, anche in realtà c'è stato un evento già stamattina dedicato ai bambini, sì, alla casina di Raffaello a Roma, un bellissimo laboratorio legato alla figura di Magellano di cui ricorrono i 500 anni dalla morte, quindi un laboratorio pensato per 3 giorni di lavoro per i bambini, che venerdì mattina alla Società Geografica Italiana a Villa Celimontana, che tra l'altro è il promotore del Festival della Letteratura di Viaggio, presenteranno i loro lavori. Io volevo soltanto ringraziare Radio Elettrica per questo, questa decisione di aver voluto sostenere il nostro festival come media partner, ci fa veramente piacere. Sì, anche noi siamo molto felici, devo dire che è un festival che seguo, insomma, perché Roma ha una storia importante, oltre ad essere uno di quelli che ha la cornice veramente più bella in assoluto, perché non so se siete mai stati alla sede della Società Geografica Italiana, ma è una roba meravigliosa che forse non tutti conoscono, quindi sarebbe il caso di approfondire proprio, magari questa è un'occasione buona. Allora, Festival della Letteratura di Viaggio, quindi appunto il tema principale, il viaggio raccontato. Anch'io ho notato l'importanza che avete dato quest'anno ai laboratori per i bambini e mi piace molto, perché mi piace che i bambini scoprano delle figure che magari restano sì un po' nell'immaginario ma non sono mai bene approfondite, e soprattutto che affrontino il tema della bellezza del viaggio, anche se in questo momento storico magari non è facilissimo, no, parlare di viaggi, però è forse importante. E infatti noi abbiamo preferito appunto quest'anno dare un grande segnale di ripresa a un settore che è stato profondamente colpito ovviamente da questa crisi. Abbiamo veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo. Normalmente appunto a Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana, era un festival di 4 giorni, molto ricco, molto elegante, come dire, come offerta. Tra l'altro la cura di questo festival è soprattutto nelle mani del direttore artistico Antonio Politano, che è un importante giornalista di viaggio, un fotoreporter di National Geographic, di Repubblica. Tra l'altro proprio la settimana scorsa è uscito un bellissimo articolo, 2 pagine intere, su Robinson, il supplemento di Repubblica, che ci ha dedicato veramente grandissimo spazio. Ed è appunto, dicevo, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo perché abbiamo deciso 2 novità importanti. Da un lato un festival diffuso in tutta la città, non soltanto quindi a Società Geografica Italiana, quindi non soltanto a Villa Celimontana, ma in alcuni dei più importanti luoghi della cultura di Roma, al Museo Etrusco di Villa Giulia, al Parco Archeologico Nazionale della Pia Antica, al Maxi, alla Casa delle Letterature, alla Casa del Cinema. E abbiamo veramente creato un'offerta che dura ben 15 giorni. Io invito tutti i nostri ascoltatori magari ad andare a scaricare il programma da festivalletteraturadiviaggio.it, festivalletteraturadiviaggio.it come unica parola.it, e potete vedere tutte le attività, tra cui quella che citava la nostra interlocutrice di questa iniziativa che appunto stamattina alla casina di Raffaello, che è gestita da Zetema, che anche questa voglio ringraziare, Zetema Progetto Cultura, la società di Roma Capitale che gestisce gli eventi culturali, ha ritenuto importante darci una mano e appunto ha collaborato all'iniziativa di questo festival, mettendo a disposizione Casa delle Letterature, Casa del Cinema, appunto la casina di Raffaello, che è il luogo che sta a Villa Borghese, dedicato soprattutto ai bambini. Anche questo invito tutti i nostri ascoltatori a andarlo a vedere. Ovviamente ci saranno poi una serie di incontri, di talk con scrittori, giornalisti, giornaliste, ovviamente scrittrici che si occupano di viaggi, ma non solo. E prima, insomma, parlavamo insieme anche di una serie di premi che saranno all'interno del Festival Letteratura di Viaggio. Quali sono? Sì.
Sì, noi abbiamo venerdì 17 settembre, proprio alla Casa delle Letterature, in pieno centro a Roma, il premio Kapuscinski, che abbiamo distinto in diciamo premi internazionali e premi italiani. Kapuscinski, per chi non lo ricordasse, non lo conosce, è un grandissimo reporter, praticamente il caposcuola dei reporter di viaggio del secolo scorso, praticamente recentemente scomparso, di origine polacca, quindi abbiamo anche l'appoggio e il patrocinio dell'Istituto Polacco, l'Istituto di Cultura Polacco che ha sede a Roma, e che abbiamo appunto, diciamo, insieme all'Istituto Polacco dedicato questo premio Kapuscinski ad alcuni autori internazionali, tra cui quest'anno è Erika Fatland, una autrice norvegese, e a Philip Springer, invece un autore, mi pare che sia Springer sia il canadese, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare che sia canadese, mentre il premio Kapuscinski dedicato agli autori italiani, molto importante, è dedicato a è assegnato al giornalista e scrittore Fabrizio Gatti, autore di numerosi reportage e libri d'inchiesta, giornalista soprattutto dell'Espresso, e al giornalista e conduttore molto noto di Rai 3, Domenico Iannacone. Che è autore appunto di Che cosa ci faccio io qui, i 10 comandamenti, quindi un volto sicuramente noto. E quindi ecco, abbiamo diciamo dato questi premi proprio per valorizzare appunto una tecnica del reportage, su cui appunto poi Cultura del Viaggio, la nostra associazione, ha anche un progetto formativo che si chiama Reportage di Patrimonio, cioè l'idea sostanzialmente di insegnare le tecniche del reportage applicate al patrimonio culturale. Vedo che ci sono, insomma, anche c'è il premio Navicella d'Oro, e che mi colpisce perché viene assegnato a Medici Senza Frontiere da una parte, e già questa, insomma, è una cosa molto bella, poi hai Già Bascego, che è una scrittrice meravigliosa che abbiamo avuto anche noi ospite, e che insomma racconta bene gli afrodiscendenti italiani, e quindi da un certo punto di vista proprio il viaggio è molto importante nel suo lavoro. E poi mi piace sottolineare anche che ci sono tantissimi laboratori, e uno di questi per esempio è a cura di Fridays for Future Italia, che è il movimento che combatte contro la crisi climatica, diciamo la parte italiana, e mi piace molto che ovviamente il viaggio non possa prescindere dalla cura per il nostro pianeta, che credo sia, insomma, una cosa fondamentale. Ormai il tema della sostenibilità è un tema sotto gli occhi di tutti, purtroppo con le recentissime temperature record che abbiamo registrato quest'anno in Sicilia, veramente dobbiamo preoccuparci, e quindi dobbiamo avere tutti noi una maggiore sensibilità al tema della sostenibilità. Questo tema peraltro della sostenibilità noi proprio oggi pomeriggio come seduta inaugurale lo declineremo legandolo proprio al turismo, come sta cambiando il turismo dopo la pandemia, e per questo abbiamo invitato una serie di interlocutori di importanti responsabili del settore turismo, che saranno ovviamente introdotti da Claudio Cerveti, che è il presidente di Società Geografica Italiana, quindi un geografo, un docente di geografia ed è una personalità nel mondo culturale italiano, ma poi avremo anche Giovanna Barni, che è il presidente di Culturmedia, Maurizio Davoglio, il presidente dell'Associazione Italiana del Turismo Responsabile, Rosalba Giugni, che è la presidente di Mare Vivo, Alberto Corti, direttore di Confturismo, Antonio Barreca, direttore di Federturismo, Pier Gianni Addis del Federazione Turismo Organizzato, Antonino Laspina, presidente Umpri, e Pietro Piccinetti, presidente dell'Associazione Italiana dei Cavalieri del Turismo. Avremo un'apertura in questo seminario da parte di Giuseppe Roma, già segretario generale del Censis e ora vicepresidente del Touring Club Italiano, è un sociologo piuttosto affermato, piuttosto noto, piuttosto importante, a cui abbiamo chiesto di inquadrare appunto le principali dinamiche dei nuovi turismi che ovviamente questa pandemia ci ha costretto, quindi la riscoperta ad esempio delle aree interne, dei borghi, dei cammini, e quindi diciamo come sta cambiando il turismo. E abbiamo anche il piacere di avere con noi, e qui concludo questa parte, l'assessore Valentina Corrado, l'assessore regionale al turismo della Regione Lazio.
E vedo, insomma, per chi ama i libri, visto che so che gli ascoltatori di Letture Metropolitane, chi segue Letture Metropolitane, ovviamente è appassionato di libri, che ci sono appunto tante personalità anche del mondo dell'editoria: Gianrico Carofiglio, Nadia Fusini, Chiara Gamberale, Melania Mazzucco, appunto Igia Bascego e molti altri. Quindi, insomma, è un festival molto variegato. Io sono sicura che se andrete a vedere il programma sul sito festivalletteraturadiviaggio.it troverete qualcosa che tocca, diciamo, i vostri interessi. Grazie mille Claudio Bocci, a questo punto ci vediamo dal 7 al 21 settembre in giro per Roma. Grazie davvero, grazie. Grazie, grazie.